Non la lavai. È vero. Come potete notare, all'interno del voltametro di Hofmann che abbiamo accuratamente preparato con l'inserimento di 0,25 litri di acido solforico al 5%, che abbiamo utilizzato al posto della normale acqua della distillata per aumentare la velocità di reazione e il collegamento a una differenza di potenziale di 30 volte, stanno avendo luogo due interessanti reazioni. Alla vostra sinistra ci sono tante piccole bollicine, mentre a destra si notano poche grandi bolle. La parte alla vostra destra corrisponde con il polo negativo, mentre quella alla vostra sinistra corrisponde con il polo positivo. Mentre al polo positivo l'acqua fa questa reazione, al polo negativo fa quest'altra reazione. Ogni volta che la prima reazione accade, la seconda accade due volte. Questo è il motivo per cui l'acqua si abbassa del doppio sul lato alla vostra destra, il polo negativo. Avete capito bene, all'interno di questo rubinetto si trova idrogeno molecolare. In questi ultimi anni stiamo assistendo a un rapido sviluppo nell'utilizzo delle fonti rinnovabili, indispensabili per il nostro futuro, dato che le fonti fossili sono destinate ad esaurirsi ed è ormai appurato che contribuiscono a rovinare il nostro pianeta. Ci stiamo avvicinando alla transizione energetica, ma per raggiungerla dobbiamo risolvere nuove problematiche che si sono evidenziate. La principale problematica di cui vogliamo trattare è la discontinuità di questo tipo di fonti, che in determinati periodi producono meno energia di quella che ci si aspetta e in altri molta di più. La soluzione a questo problema sono gli accumulatori energetici, che consentono di immagazzinare energia nei momenti di maggiore produzione per immetterla in rete al momento del bisogno. Oggi gli accumulatori sono una tecnologia in via di sviluppo e non si è ancora raggiunto un compromesso ideale, ma scienziati e ingegneri in tutto il mondo stanno cercando una soluzione, percorrendo molteplici strade differenti. Noi abbiamo scelto di trattare quella dell'idrogeno come accumulatore energetico. L'idrogeno è in grado di produrre notevoli quantità di energia, ma non è facendolo esplodere che viene fatto all'interno delle fuel cell. Gli apparecchi realizzati per convertire l'idrogeno in acqua, producendo un flusso di elettroni e energia elettrica. Nelle fuel cell l'idrogeno viene spezzato in ioni positivi e in elettroni. Gli elettroni passano in un circuito esterno fornendo energia elettrica. L'energia generata può essere utilizzata in diversi campi. Molto interessanti sono i recenti sviluppi in campo domestico, con l'introduzione dei primi sistemi installabili a casa, oppure gli sviluppi in campo automobilistico, che prevedono l'accoppiamento ai tradizionali motori elettrici di qualche bombola di idrogeno per aiutare il motore in accelerazione sulle alte velocità. Rimangono importanti problemi da superare prima che questa tecnologia possa essere impiegata su larga scala. Il primo è la difficoltà nello stoccaggio dell'idrogeno, che possiede una scarsa densità energetica su base volumetrica. Il secondo è il fatto che lo stesso idrogeno, essendo un vettore energetico, deve essere prodotto somministrando energia al sistema, immagazzinata nell'idrogeno ottenuto. A causa di questo, nel bilancio finale si può arrivare a perdere fino a oltre il 70% dell'energia in entrata. Questa è la situazione con praticamente tutti i sistemi di accumulo dell'energia. Gli sviluppi si succedono a rapidità vertiginose, ma rimangono complesse problematiche che ne impediscono il successo sul mercato di massa.